Via. Calvatone si apre al mondo con il suo tesoro svelato, finalmente visibile per il pubblico non più solamente tramite video o fotografie, ha richiamato parecchie persone nel piccolo comune Casalasco e nel Visitor Center a pochi metri in linea d'aria dal sito archeologico Bedriacum. In totale 144 monete di epoca romana, in particolare risalenti al periodo dell'imperatore Gallieno, che potrebbero contribuire a riscrivere parte degli eventi di uno dei più grandi imperi della storia. Le monete, ritrovate in un ripostiglio dentro un contenitore di ceramica, stando agli studi, sono infatti state nascoste nel III secolo d.C. Sino alla scoperta di queste monete, alcune in argento, altre in rame rivestite d'argento, si pensava che l'abbandono dell'antica vicus di Bedriacum risalisse al IV-V secolo d.C., dunque ad un periodo successivo. Di sicuro quelle monete, che raffigurano i volti dell'imperatore Gallieno, della moglie Salonina e del padre Valeriano I, erano state nascoste da qualcuno in un momento in cui, in effetti, Bedriacum era già in fase di abbandono. Chi le ha seppellite pensava cioè di tornare in un secondo momento per recuperarle. Ricordiamo che nell'impero romano ogni imperatore imprimeva la propria effigie sulle monete durante il periodo di dominio, motivo per cui queste monete risalgono sicuramente al III secolo d.C., periodo dell'imperatore Gallieno. Appositamente restaurate, le monete denominate Antoniniani, introdotte all'inizio del III secolo d.C. dall'imperatore Caracalla, provengono da Milano, 89 unità, Roma, 50 unità, e da quella che oggi chiamiamo Croazia, 5 unità. Sul retro, ciascuna di queste reca invece l'effigie di animali di vario genere o di allegorie. L'eccezionale scoperta all'interno dell'evento Sopravvivere alla crisi e della Fiera di Calvatone ha spinto a partecipare anche l'ex sindaco Pierugo Piccinelli alla prima uscita ufficiale dopo la malattia che lo ha colpito un anno e mezzo fa. Alla sua amministrazione, a quella attuale in continuità rappresentata dall'attuale primo cittadino Valeria Patelli, si deve l'appoggio all'Università degli Studi di Milano, che con la professoressa Maria Teresa Grassi, domenica assente ma ben rappresentata da altri docenti dell'Ateneo Meneghino e cittadina onoraria di Calvatone, ha perfezionato scavi e studi negli anni. Senza dubbio questa è una delle scoperte più importanti. Hanno presenziato il dottor Gabriele Barucca, sovrintendente ai beni artistici, che ha lodato proprio la collaborazione tra i vari enti, l'Università Yulm di Milano e ancora la dottoressa Gioia Zenoni e Giovanna Rocca e alcuni sindaci del territorio. Stefano Nava, Erika Nolli e Lilia Palmieri hanno invece illustrato la storia del ritrovamento delle monete e le tecniche e gli strumenti utilizzati per lo studio delle stesse, con fasci di luce molto particolari che fanno emergere dettagli millimetro per millimetro della moneta, senza dimenticare la volontà specifica di ripresentare il ripostiglio così come è stato rinvenuto, con alcune monete all'interno e altre rovesciate fuori. Tale ripostiglio rimarrà Calvatone, in una nuova location, protagonista di una nuova mostra virtuale in procinto di essere realizzato. Vi è invece una mostra itinerante per la Lombardia. E così, in attesa anche della trasferta a San Pietroburgo a dicembre per la presentazione della Vittoria Alata, trovata proprio a Bedriacum e ora al Museo Hermitage, completamente restaurata, la piccola Calvatone si apre al mondo.